Dopo questo periodo la storia e la tradizione anche tacciono. I primi anni del Medioevo, dei primi anni del Medioevo non abbiamo notizie certe. Cosa sia accaduto al piccolo villaggio salsoiotico della Brugnola durante le prime invasioni barbariche nessuna fonte riferisce, ma comunque possiamo immaginare che lo spavento, il terrore seminato dai barbari, il terrore abbia ridotto le comunicazioni, abbia ridotto il piccolo traffico che c'era, la paura dei barbari avrà costretto le popolazioni a ritirarsi nelle selve e nei boschi del retroterra salsese. E in questo grande buio che avvolge gli avvenimenti dei primi secoli dell'era volgare, ci soccorre una piccola luce che proviene da un'antica memoria del 1555, che molti studiosi hanno visto, per esempio il Molossi, che è autore del dizionario topografico dei Ducati, che è stato composto prima nella prima metà dell'Ottocento, e poi lo stesso Valentini, il dottor Valentini di Salso Maggiore, che ha scritto una storia anche lui di Salso Maggiore, ha visto questa memoria, e purtroppo questa memoria sarà sparita o forse dispersa, o forse sarà stata nelle mani di qualche cultore di storia che non l'ha più restituita. In questa memoria noi abbiamo notizia della scomparsa delle saline, avvenuta circa, se non vi fu errore nei trascrittori della memoria, nell'anno 589, dico 589, non 1589, 589. E un grande bufera, un cataclisma, ha provocato frane di vaste proporzioni e grandi alluvioni, e si abbatté sul Salso distruggendo case, capanne, cancellando i torrenti, che allora il Gera si chiamava Renzia, e Citronia, e quindi scomparvero tutti i pozzi salati che allora non erano profondi come oggi, ma quasi affioravano sulla terra, rendendo impossibile quindi per molti anni lo sfruttamento delle saline. La descrizione di questo cataclisma vi è in questa memoria, e adesso diamo ancora la parola alla signora Luisi Donati, che leggerà questo brano che descrive questa tempesta, questo grosso e devastante temporale. Anche i nostri fiumi Arenzia, Gerra e Citronia, et tutti i pozzi e pozziancre dell'acqua salifra, della nostra castellaccia, detta allora Brugnola, et le capanne tutte dello sale, restarono anche loro obturati e pieni di sassi e terra, et non si potevano più vedere, et usare, et far sale per molti anni a venire. E un tal disastro cagionò massimo pregiudizio e danno e desolazione a tutti i nostri uomini di questa castellanza della Brugnola e ad altri visini e circostanti e lontani castella e terre e ville e donde pure si lasciarono delle massime miserie ed ogni disastro che si può mai dire. In ogni banda ed loghi moltissima coppia di uomini e donne e ragazzi ed bestie di ogni sorte dovettero perire e morire miseramente ed di ogni male ed restarono sommerse nella sovradette acque ed libbie ed molte morirono per il grande spavento. Dopo questo temporale pare che i pozzi siano riemersi dopo circa un secolo e mezzo, due secoli. Comunque la memoria fissa l'anno del 789 e li misero in funzione alcuni volonterosi uomini della Brugnola che dopo faticosi e lunghi lavori di sterro riuscirono a rintracciare le scaturigini rimaste per tanti anni otturate. E questi uomini vanno citati perché la popolazione di Salso Maggiore deve essere grata
a questi uomini che volontariamente e con grande fatica riuscirono a mettere in funzione i pozzi di allora. Allora non c'erano i cognomi, quindi questa memoria li cita per nome e sono Sallustiano, Vitaliano, Severino, Protasino, Antonino, Donino, Giovannino, Piero, Albertino, Angiraldino e Paolino. Ecco, quindi a questi uomini esprimiamo la nostra gratitudine, perché la storia gli assegna questo ruolo di scopritori, di riscopritori dell'acqua sassoionica. Ecco, e da qui comincia la storia di Salso Maggiore, capitale del sale. Tutto ruota intorno a questo minerale. Passati i terribili periodi delle prime invasioni barbariche che hanno seminato sgomento e prodotto sconvolgimento e disordine, sostituendo ad ogni potere politico l'anarchia e l'arbitrio, la vita riprende, le comunità si organizzano nel quadro della nuova realtà politica feudale e dietro le iniziative degli ordini religiosi, dell'autorità feudale e sotto la spinta popolare dei nascenti comuni, gradatamente riprende e si rinnova ogni forma di attività. Anche nel piccolo borgo salsese le esigenze umane ed economiche richiameranno l'attenzione dei feudatari, delle autorità comunali sui pozzi dell'acqua salsa per un più intenso e disciplinato sfruttamento di essi. E sui documenti che riguardano le concessioni, privilegi, donazioni, acquisti di pozzi, si possono finalmente ricostruire le varie vicende storico-civili del piccolo borgo salsese, uscendo dalle incertezze, dalla nebulosità suggestiva della leggenda e dalla incertezza dei racconti della tradizione. Centro dell'attività produttiva è sempre la zona della Brugnola, che viene chiamata Castellanza della Brugnola, mentre il centro della vita amministrativa rimane fino al secolo XIV, cioè fino al 1300, rimane la Rocca del Castellaccio. Là c'era anche poi il municipio sassese in un primo tempo, prima che scendesse in basso. Quindi su questo castellaccio la piccola comunità sassese si riunisce per prendere le sue deliberazioni. Tutti intorno, sulle posizioni preminenti delle colline, i feudatari intanto avevano innalzato castelli, manieri per difendere i feudi loro e per difendere le saline e trovare delle sicure residenze. Dirottando dai luoghi più importanti situati sulla presidiata e sicura via di Monte Bardone, che passava da Borgo San Donnino e deviando verso la collina, il Codoro portava Fornovo, Berceto, Pontremoli, sfociando in Lunigiano. Infatti a Cabriolo la chiesa era un antico santuario dedicato a San Tommaso di Canterbury e raccoglieva gli ammalati che andavano pellegrini alla Terra Santa. E quindi, dirottando da questi luoghi più importanti, piccole comunità di ordini religiosi vennero poi qui, anche a Salso Maggiore, ad erigere chiese e a dar vita ad opere benefiche ed assistenziali.